corsa per i suoi. Intanto ruba palla Gori. Gori punta l'area, Gori va al tiro e c'è il gol. Gol di Gori, Cagliari in vantaggio. Alla prima occasione l'ha buttata dentro il suo bomber Gori. Pertanto Cagliari in vantaggio qui a Catania. Rivediamo il gol entrato in area in piena solitudine, si può dire. C'è stato l'intervento del libero del Catania, ma nulla ha potuto, ormai Gori era in piena corsa e ha potuto tirare con tutta tranquillità, tardivo quindi l'intervento del libero. Riparte il Cagliari con Cera, gli ruba palla, Baisi, tiro, ci mette una palla, attenzione Gori, Gori, limite dell'area, va al tiro Gori, c'è la parata. Martina Donna prova a metterla dentro, Nenè stop, Nenè ancora lui, va al tiro e ce la batte lo stesso Nenè. Palla dentro, gol, 2-0. Ha segnato Gigi Riva che ha raccolto una respinta, quindi Cagliari 2, Catania 0, gol di Riva. Ecco il capitano che esulta felice. Rivediamo, c'è il primo colpo di testa, poi sulla linea viene respinta la palla, quindi arriva Domenghini, entra in area, tiro, c'è la parata di Rado e ancora rischia di segnare il terzo gol il Cagliari, palla dentro, si gira Riva, contropiede di Gori, su di lui Buzzacchera, va il tiro, c'è la parata di Rado. Palla dentro per Fogli, Gori. Domenghini si fa sfuggire la palla, riesce ad arrivare, cross, colpo di testa e gol, 3-0, doppietta di Gigi Riva, segna il terzo gol, Cagliari 3, Catania 0, Cagliari straripante oggi al Cibali. Rivediamo il gol, ecco, Domenghini sembrava aver perso la palla, poi è riuscito ad arrivare a metterla dentro, Gigi Riva ha colpito con uno dei suoi classici colpi di testa, ecco, rivediamo Domenghini, sembrava aver perso l'attimo, poi è riuscito ad arrivare, l'ha messa dentro e Gigi Riva ha buttato. Dentro per Desisti. Desisti verso Vitali, avanza, tiro, palo di Vitali. Verso Merlo, l'interno libera Chiarugi, avanza Chiarugi, tiro, gol. Gol di Chiarugi, Fiorentina in vantaggio sulla Lazio. Splendido gol di Luciano Chiarugi. Lazio 0, Fiorentina 1. Rivediamo l'azione dei Viola. Splendida gol di Luciano Chiarugi, detto anche cavallo pazzo della curva viola. Un colpo sotto a Cucchiaio, Fiorentina in vantaggio. Zero patito a San Siro contro il Milan di Rivera e Soci. Palla dentro, tiro al volo di Chinaglia, rimpallato Chiarugi. Va al tiro Chiarugi, parata stupenda di Vincenzo, bellissimo tiro a rientrare di Chiarugi. Palla dentro, colpo di testa, gol! Vitali 2-0. Fiorentina straripante in questo primo tempo. Chiarugi ha imboccato Vitali, qui di testa ha messo dentro il secondo gol di Viola, rivediamolo. Ottimo lo stacco. Fiorentina che raddoppia, quindi batte Chinaglia, palla dentro, colpo di testa di Mara Magherini, dentro per Ferruccio Mazzola. Ferruccio Mazzola, limite dell'area, si gira la crossa, splendido gol di Chinaglia, 2-1. Può sperare di raggiungere il pareggio adesso la Lazio, è stato Chinaglia a colpire di testa. Attenzione, rivediamo, la Mazzola arriva al limite dell'area, la mette dentro, Chinaglia di testa, anticipa il proprio marcatore. Avanza Desisti,
Entra per Chiarugi, cerca lo spazio, poi c'è Da Vitali, tiro e para Di Vincenzo. Avrebbe potuto provare verso... Attenzione, Chiarugi, gol! 3-1! Luciano Chiarugi chiude definitivamente la partita con la sua doppietta, 3-1. Bello anche questo gol, contropiedi improvviso dalla Fiorentina. E Chiarugi che porta due le sue marcature personali e a tre quelle della Fiorentina. Sinistro che va a battere Di Vincenzo. Vediamo il lancio di Vitali, molto bello, che è andato a pescare Luciano Chiarugi sul filo del fuorigioco. Contro l'Inter capolista, una sconfitta comunque. Intanto c'è un cross in aria, traversa per Della Giovanna, da questi a Perego, sbagliato l'appoggio di Perego. Maraschi, limite dell'area, trova lo spazio Maraschi, tiro, gol, gol di Maraschi, errore grassolano della difesa del Varese e il Vicenza si porta in vantaggio con la sua bomber Maraschi, 31 anni. Rivediamo l'azione, limite dell'area, davvero falco dell'area, quale ha rubato palla ed è andato al tiro battendo il portiere Carmignani. Vicenza 1, Varese 0. Luti, dentro per Braida, avanza Braida, va al tiro. C'è la parata di Damiani, non trattiene, arriva Luti e pareggia, Varese 1, Vicenza 1. Pareggio quindi di Luti. È stata una bella azione, Braida liberato, quindi la parata di Carmiglia, fascia sinistra, rimbano, si gira, Tamborini. La mette dentro, colpo di testa di... Calcio di punizione, lo va a battere il capitano Mascetti, palla dentro, colpo di testa di Bergamaschi, palla che termina fuori di poco, è stato uno stacross. Attenzione Altafini al limite, tiro e la palla che va a rimpallare Ferrari, scusate, colpo di testa Zoffo. Moschino, chiude Altafini, va via José Altafini, limite dell'aria, il brasiliano, tiro, c'è la parata del portiere del Verona, Zurlini. Zurlini, si accentra Zurlini e poi Giuliano trova una conclusione.